Osservare in generale che, quand che eh, quando guardiamo il processo di modernizzazione della Cina non si è mai creata una rottura netta con il passato, ma il concetto del socialismo si è semplicemente modificato, ha preso una diversa forma al fine di adeguarsi appunto alle esigenze eh, contemporanee. Cioè, significa semplicemente che tramite queste caratteristiche cinesi, questa formula che ricorre eh, spesso. Il modello si è adattato alle nuove eh, esigenze. Eh, ovviamente il socialismo con eh, caratteri cinesi è stato pienamente abbracciato anche dal Partito Comunista, il quale ha più volte in diverse decisioni, la prima è quella del 1997, ha affermato la necessità di ehm, eh, proseguire la propria politica al fine di creare questa società. Con un sistema di socialismo creato ad hoc e basato sulle esigenze della, eh, della Cina. Che eh, cos'è però in concreto questo socialismo eh, con caratteristiche cinesi? Il socialismo con caratteristiche cinesi semplicemente si compone di elementi, come dicevo prima, che in parte vengono ripresi dall'antica tradizione imperiale e in parte vengono invece ripresi, vengono invece eh, creati ad hoc e quindi ci sono mh, elementi innovativi. Tra gli elementi che eh, diciamo riprendono la tradizione e in particolare riprendono il confucianesimo, che è stata la filosofia, il pensiero filosofico più importante e più, più determinante all'interno del, della storia della Cina, vi è il ruolo centrale del Partito Comunista, il quale eh, occorre ricordarlo non è solo l'organo grazie al quale eh, si ha impulso verso il rinnovamento legislativo, ma è l'organo che influenza direttamente la formazione e anche l'applicazione della legge stessa. Quindi ha un ruolo fondamentale all'interno dell'ordinamento dell cinese. E infatti è una caratteristica peculiare di questo ordinamento che eh, il governo in realtà non è sottoposto alla legge, ma in realtà la legge è lo strumento attraverso il quale viene diciamo, espressa la volontà del partito. Ecco, questo fenomeno, quindi il ruolo centrale che ha il ehm, Partito Comunista, è in realtà un fenomeno che ha le sue origini proprio nella filosofia confuciana. Il quale, filosofia, filosofia confuciana, che appunto aveva uno dei canoni principali, era quello, l'idea che un paese non dipende dall'ordinamento, l'andamento di un paese non dipende dall'ordinamento dalle sue leggi, ma dipende bensì dal, da chi lo governa. Cioè, Ancora oggi il Partito Comunista ha ripreso questo canone confuciano secondo cui il buon governo dipende dall'uomo giusto. L'uomo giusto, sempre secondo la tradizione, è l'uomo che segue l'insegnamento confuciano ed è l'uomo virtuoso. Quindi diciamo che questo pensiero si è così radicato all'interno della popolazione cinese che oggigiorno l'idea del mantenimento dell'ordine sociale è legato essenzialmente alla figura del governante. Quindi il governante è colui che deve applicare la legge, quindi è colui che mantiene l'armonia e l'ordine sociale. Quindi è fondamentale e imprescindibile per l'ordinamento cinese mantenere il ruolo centrale del Partito Comunista. Tra gli elementi invece innovativi, quindi quelli introdotti più recentemente, vi è il concetto di socialismo di mercato. Per spiegare questa nozione eh, spesso si ricorre alla famosa frase di Deng Xiaoping che dice che non importa che sia un gatto bianco o un gatto nero, finché cattura i topi è un buon gatto. Ovviamente Deng quando ha ehm, pronunciato questa frase si faceva riferimento con i due gatti all'economia di piano e all'economia di mercato dall'altro lato. Con questa frase quindi Deng cosa vuole fare? Vuole attuare quello che è la suo, il suo pensiero di eh, un'economia per la Cina. Un'economia un per la Cina che deve basarsi sì sul socialismo ma sul socialismo aperto al eh, mercato. Ed è infatti dal, a partire soprattutto dal 1992 che inizia quel processo di liberalizzazione delle forze produttive, nonché eh, inizia anche quel processo di progressivo abbandono della eh, pianificazione, che eh, lentamente lascia spazio sempre più ai meccanismi legati al mercato e alla concorrenza. Ovviamente questa svolta epocale ha trovato anche un suo riconoscimento nel testo costituzionale, il quale è stato sottoposto a varie modifiche. La prima, quella del 1993, in cui eh, per la prima volta scompare il riferimento alla pianificazione e eh, subentra l'espressione dell'economia socialista di mercato. Ancora più decisiva poi è la modifica della Costituzione del 1999 in cui all'articolo 11 si afferma espressamente che le attività economiche private ed individuali sono una componente dell'economia dello Stato. E non solo sono una componente, ma i diritti e gli interessi legittimi di queste economie individuali e private sono espressamente protette dallo Stato. Quindi abbiamo l'espresso riconoscimento dell'economia eh, privata anche a livello costituzionale. Questo quindi è il contesto, il socialismo con carattere cinesi, il contesto in cui si inseriscono poi le riforme, le riforme sulle singole, sui singoli, sui, sulle singole leggi. Eh, è ovvio che, eh, perché vi ho parlato delle caratteristiche cinesi? Perché le caratteristiche cinesi si traducono ovviamente poi nei, eh, nel diritto, nei testi normativi. Perché è vero, come ho detto prima, che il modello di riferimento è il modello di stampo occidentale, ma è anche vero che l'ordinamento cinese ci ha messo del suo. E se si guarda con attenzione... Appresso che qualsiasi testo normativo si riesce sempre a trovare un elemento di originalità eh, del sistema eh, cinese. Dal punto di vista. scusate, ecco qua, dal punto di. 5 minuti. Dal punto di vista eh, dell'apparato normativo, ehm, diciamo che ci sono stati diversi interventi. Molto brevemente, uno dei fondamentali è stata l'emanazione nel 1986 dei principi generali di diritto civile. Eh, questo è un documento fondamentale perché rappresenta il, ehm, la legge attraverso cui si è transitato da un socialismo a un socialismo di mercato e eh, in particolare si è attuato quel processo di privatizzazione del diritto. Questa legge è fondamentale perché per la prima volta nell'ordinamento cinese si afferma che ehm, le, mh, i rapporti interpersonali e nonché i rapporti di proprietà tra persone giuridiche, fisiche o altre organizzazioni devono essere disciplinati su base paritaria. Cioè i soggetti, per la, prima, per la prima volta soggetti privati e soggetti pubblici, sono trattati come soggetti in posizione uguale. Quindi questa è una disciplina importantissima perché apre la strada alla parificazione tra soggetti. Passo oltre, eh, vi volevo parlare eh, un po' di alcuni eh, esempi, quali eh, che sono più rappresentativi del, di questa transizione del, verso il socialismo di mercato, che sono state principalmente la riforma dei contratti e eh, la riforma di proprietà, del, della proprietà. Passo oltre per arrivare verso l'ultima parte della mia eh, relazione. Per dirvi brevemente questo, la Cina, come vi ho cercato di. Eh, Spiegare, ha avuto eh, un eh, momento di riforme che hanno portato a una grossa produzione normativa. Eh, ci sono state riforme importanti sia nel campo economico sia nel campo giuridico. Tuttavia, nonostante questi sforzi e anche in parte i risultati ottenuti, si è, eh, la eh, modernizzazione del del, dell'ordinamento giuridico cinese è un processo ancora in atto. Ed è ancora in atto perché in realtà si deve... Si sta adeguando a quelle che sono le eh, esigenze, le problematiche in realtà che si sono verificate a seguito di uno sviluppo economico così ehm, sorprendente, ma anche ehm, così vasto, che ha provocato soprattutto a livello sociale, ehm, diciamo dei ha eh, de, sollevata soprattutto a livello sociale delle problematiche non indifferenti. Eh, problematiche come ad esempio eh, possono essere quelle della disuguaglianza eh, reddituale, eh, spesso troviamo all'interno delle, delle metropoli eh, quartieri molto ricchi accanto a quartieri in cui vi è un'estrema povertà, ma problemi anche che riguardano la materia ambientale. È noto il caso della Cina e dei, problemi di, dei, forti, dei gravi problemi di inquinamento che sta ehm, cercando di superare negli ultimi anni. Oppure anche i problemi a livello sempre sociale. Questo è un tipico fenomeno cinese, il fenomeno delle cosiddette nail houses, ossia questi proprietari che cercano di eh, resistere e non vogliono abbandonare le proprie abitazioni e eh, diciamo, eh, cercano di resistere a questi costruttori, i costruttori semplicemente iniziano a costruirli intorno. Quindi abbiamo questi, eh, queste case che sorgono in mezzo ad autostrade e, e così via. Ecco, tutte queste situazioni provocate ovviamente dal, dalla modernizzazione e, dalla, e, 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 dalla, e, dal, e dallo sviluppo economico hanno portato del malcontento. Eh, e diciamo che il governo cinese per cercare di eh, porre rimedio a questa situazione ha deciso di lanciare questa campagna di creazione di una società armoniosa. Società armoniosa è un concetto che deriva ancora una volta dal, eh, dalla tradizione confuciana. Infatti secondo l'insegnamento confuciano tra l'ordine sociale è dato dall'armonia che collega il cielo, la terra e gli uomini. Se manca l'armonia tra l'uomo e la natura o l'armonia tra gli uomini, allora viene meno l'ordine sociale. Quindi diciamo che promuovendo questa armonia si cerca di promuovere, di mantenere l'ordine sociale e di promuovere ed eliminare questi squilibri sociali e questo malcontento che si è creato a causa della, ehm, eh, dello sviluppo economico così veloce. E il, vi parlo della società armoniosa perché è uno dei concetti che è diventato un leitmotiv del legislatore cinese, cioè ricorre spesso all'interno dei testi normativi. E da ultimo eh, lo ritroviamo proprio nel, eh, primo codice, eh, del libro, nel, nel primo libro del codice civile cinese. Eh, apro una velocissima parentesi, eh, la Cina ha, è riuscita finalmente ad emanare il primo libro del codice civile a seguito di un lungo processo di codificazione, eh, codificazione che a quanto pare si concluderà poi nel 2020 con l'emanazione di, di ulteriori cinque libri. Per ora, diciamo, abbiamo già eh, in eh, il primo codice che è entrato in vigore nell'ottobre di quest'anno e questo primo codice è dedicato diciamo, ai principi generali del diritto civile. È interessante però notare, e lo mettevo in relazione con la società armoniosa, che all'interno di questi principi generali sono codificati sì i principi, quelli che diciamo sono a noi affini, quindi il principio della buona fede, il principio di parità di trattamento, eccetera, eccetera, ma è codificato anche un principio che possiamo dire abbastanza innovativo e che eh, chiamerei il cosiddetto Green Principle, che è quest'articolo 9. Ecco, quest'articolo 9. Sostanzialmente cosa ci dice? Ci dice che i rapporti giuridici, ovviamente tra privati, di tipo privatistico, dovranno essere ispirati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risorse naturali. Quindi in pratica con questa disposizione il legislatore cinese finisce per codificare un importantissimo principio anche internazionale che è quello dello sviluppo sostenibile di cui non parlo, ma che sicuramente ne avete sentito eh, parlare spesso. Quindi ne approfitto e concludo eh, eh, perché questa disposizione ci tenevo a farvela diciamo vedere perché rappresenta eh, in modo perfetto le modalità con cui si è evoluto il sistema giuridico cinese, cioè la modernizzazione in Cina è sempre stato un intreccio tra l'elemento che viene dalla tradizione e l'elemento che viene dal nuovo, è l'innovazione. Ehm, questo è un fenomeno importantissimo. Ossia, ehm, per comprendere appieno le dinamiche eh, del legal process che eh, diciamo, intervengono in Cina, è eh, sempre necessario non fermarsi alla superficie del dato normativo, bensì è necessario sempre porre attenzione su quelle famose caratteristiche cinesi che in realtà vivono nel substrato dell'ordinamento cinese. Grazie.